Compagno, ma questo è un agglomerato di dolcezza. Come moriamo istennata? Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un test, un video molto particolare. Andremo ad assaggiare, a testare tutti i dolci del McDonald's per scoprire... E sono parecchi? Sì, per scoprire se questo video arriva a 30.000 like, lo facciamo con quelli del Burger King. Che tra l'altro da poco ha anche una collab con il Ben & Jerry, se non sbaglio. E c'ha tutti i gelati Ben & Jerry, quindi sarebbero... Minchia, che Palermo è introvabile, tra l'altro, i Ben & Jerry. È molto di nicchia. Oggi, invece, parliamo di McDonald's. Ho speso circa 35 euro perché ho ordinato praticamente quasi tutti i dolci del Mac. Piccolo appunto, non fanno il sundae. Ma secondo me... O il sundae. Magari non lo fanno da spot. Non lo so, è strano. Ma qua c'è quello che... Minchia, sarà un prio, guarda. Abbiamo ordinato praticamente quasi tutti i dolci possibili. Qualcuno non c'era e ce l'hanno sostituito. Partiamo dal primo. Quante cazzate hai preso, fra? Un po'. Porco. Aspetta, non uscire tutto, ok? Che la calza di Babbo Natale. Partiamo. Ah, così partiamo itineranti. Sì, aspetta, partiamo. Quella cosa mi dà fastidio, fa schifo. Ciao Duracell. Partiamo dal primo dolce, i macarons. Mai assaggiato i macarons del McDonald's? Nemmeno io. Bel packaging sicuramente, apriamoli come di giusto. Sembrano estremamente golosi. Su 7, ne pigliavo 6. Vabbè, partiamo da quello rosa. I macarons, tra l'altro, hanno una preparazione davvero difficile. Partiamo da questo, che è frutti di bosco e lampone. Io ho assaggiato i macarons in un posto buonissimo a Palermo. Sono spaziali, vedo se guaiono. Un po' pastoso. Il macaron non è male. Da questa confettura lampone mi fa cagare. Passiamo velocemente a quella pistacchio. Sì, chiaramente non mangeremo tutto perché sennò moriamo di diabete. Ragazzi, non potete capire quanti dolce dobbiamo assaggiare. Abbiamo fatto un video dove abbiamo mangiato altre cose. Ma brutta minchia questi minchia video. Come pistacchio, ma una merda. No. Che consistenza di merda. Cacciù in gamma cazzo. Durissimo. È buono, però. Non è male, ma non so di pistacchio. Questo è cioccolato che c'è un po' distrutto nel trasporto. Ok. Quanti pistacchi era, palesemente? Ok, let's go. Helicopter. Questo meglio. Minchia, bello piano, cazzo. Bello pianotto. Questo tra i tre è il più buono, equilibrato. Buono. Nel complesso. Nel complesso. In ordine direi: cioccolato, pistacchio e frutti rossi. No, scusa, frutti rossi e pistacchio. Il pistacchio purtroppo, ahimè, bocciato. Passiamo al prossimo dolce. Estraggo a muzzo perché qua è un vaso di Pandora. Ehi, che fai storia? Che minchia? Non lo so. Ah, ok. Let's go. Su questa c'ho parecchie aspettative. È la torta della nonna. Che buona, figa. Che è buona, diciamo, in generale. Vediamo com'è però da me. Ah, allora, i pinoli ci sono. Si presenta davvero bene. Questa riscaldata sarebbe la fine del mondo, secondo me. Vediamo, i pinoli ci sono e sono anche belli zuccherati sopra. Minchia che morbida, sembrava dura, invece è morbida. Buona, frate. È buonissima. Veramente buonissima, porca miseria. La crema è veramente crema buona. Crema limone, pazzesca. Cioè, sono contento che McDonald's utilizzi dei dolci tipici della tradizione italiana da proporre ai propri utenti. Buonissima. Tanto te la nonna è dove... è pazzesca, è troppo buona. Delle nonne. Voto i macarons 5, torta alla nonna 7,5. Macarons 5, torta alla nonna 8. Buono. Prossimo. Madonna, qua c'è il mondo, fratello. Partiamo dal primo. Minchia, un muffin. Oddio, ma che è cioccolato? Partiamo dal muffin cioccolato con i propri pezzi di cioccolato. Si presenta davvero goloso. Dei pezzettonozzi di cioccolato. Dei pezzettoni belli pieni. Boh, andiamo a testarlo. Sì, minchia, tu. Pronto che questi sono probabilmente robi di stamattina. Fa schifo. Minchia, che faccia di merda che hai fatto? Si bloccò un pezzo una mola. Non è male, però dentro ci sono pure i pezzi dentro, no? Sono solo sopra. È buono, però è dentro un po' asciuttino. Non è tipo tutto. È troppo pastoso, fratello. È troppo denso e pastoso. Votiamo, se no ce lo scordiamo. 4. 5. 4, madonna. No, non rientra nei miei gusti. Sempre in tema muffin, passiamo a quello. Che beato che sto. Nutella muffin. Minchia che collab mostruoso. Che collab mostruosa tra due brand veramente grossi. Scusa, mi è venuta in mente questa cosa. Un TikTok che ora va al McDrive e fa: scusa, un gin tonic. No, scusa, era abituato. Io lo andrei addirittura ad aprire così. Vediamo la quantità di Nutella. Minchia, bacante. È bacante. Io vado ad assaggiare un pezzo un po' più in fondo. Sperando comunque, nella Nutella. Cioè, non si sa proprio di prune cake. Meglio di prima, meno asciutto. La parte con la Nutella spacca. La parte con la Nutella spacca davvero. 3,5. 7, perché la parte con la Nutella mi ha convinto molto. Sta andando tutto molto veloce perché comunque dobbiamo mangiare davvero tanta... E non è finito. No, devo far vedere ancora quanta roba abbiamo qui. Ah, sì, è pieno. Passiamo a due ciambelle che abbiamo preso. Madonna. Nooo.
Che cosa hai preso qua, fratello? L'abbiamo presa per così, per goliardia. Una con fragola e marshmallow e l'altra con Nutella, cioccolato. Questa è proprio iconica. Mi sento proprio Homer Simpson. Donut. Già mi sento male con tutto sto zucchero. Qua stasera non c'è, no? Che devo fare io? C'è una bella fritta. Si sente bella fritta, bello insomato arruoglio. E io ho una domanda, ma li fanno il loco oppure che li hanno già fatti? Li hanno già fatti. Non gelati. Li scongelo. Però tu vuoi. Ah, vino! Dammi quella. Questo devi assaggiare. Preferisco questo di gran lunga. Proprio buono. Anche questo non è male, ma non lo so. In queste cose non si sa mai. A colazione con un buon cappuccino, questa te la mangi volentieri. Voto. Quella con il marshmallow, 6 e mezzo. Quella con l'hotel o quella col cioccolato, 7. 6 a tutte e due. Mi è deluso. Saliamo dal vaso di Pandora. Madonna, ma quanta roba ho preso, fratello? Ma che cazzo è? Non lo so, ma un cornetto. Però il cornetto è interessante da assaggiare. Tra, ma quanti cazzo milkshake hai preso, porco? 2. Perché ce ne stai? Ci sono 6 cose. Ora vediamo, dai. Vabbè, i croissant del McDonald's sono buoni. Certo, questo farà un po' cacare sicuramente. Questo sembra integrale. È integrale al miele. Buono. Bella sfogliatura. Il culo è un po' duro. Madonna, mi sale tutto il video di prima. Così freddo fa schifo. Però caldo lo conosco ed è... sono molto buoni i connetti del Mac, vedi. Non è male, però non ci punterei. Ma perché cos'è? Questa è leggerissimo. Ma che minchia? Biscotto. Pare Nutella. Questa quando è uscita ha fatto uno scalpore fottuto, raga. Allora, posso dire che esteticamente è pazzesco. È veramente brutto. Ma che compa, ti sa proprio di pane casereccio fatto in casa con la Nutella? Che cazzo dici? La quantità di Nutella? No, copiosa. Assaggiamolo insieme. Vediamo se mi ricredo sulla consistenza del pane. L'hai mai assaggiato? Sì, però vediamo. Compa, è proprio pane e Nutella. È troppo buono, fratello, dai, non puoi dire che è brutto. Il pane non è male. Posto che io, da utente, non ci andrei mai al McDonald's a pigliare il pane con Nutella, l'ho fatta a casa. Dipende, perché se sei lì che vuoi fare una merendina e ti trovi lì in zona, perché no, ti dirò. Lo sporco. Un po'. Ma andiamo avanti. Voto al Mac Crunchy Bread. 10. No. 9. 9, porca troia. È stratosferico. Comunque ci sono Nutella. C'è casa. Do un 7 perché non... non lo so. Lo so. Sto dicendo non lo so, un modo di dire. Passiamo adesso ai due milkshake che ho preso. Cioccolato e queste vaniglia, credo. Quindi, minchia, i più classici. I milkshake del McDonald's proprio così spaccano da sempre. Troppo buoni, figa. Troppo buono. Questo è spaziale. Zucchero a profusione, quello vaniglia. Buono. Me ne prendevo da un sacco, comunque. Io il milkshake non lo prendevo da una vita. Io prima lo prendevo sempre. Poi guarda, cioè sono proprio... vaniglia è più buono. Vaniglia è più buono. Cioccolato però minchia pure spacca. 10. Cioccolato spacca, ma vaniglia è tra buono. 10. Forse un pelo troppo zuccherato, un pelino, fra. Va bene, così deve essere. Va bene. 10. 9. 8. 10. 9 e mezzo. Porca miseria, abbiamo qua un vero fanboy, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, sono veramente provato da questa da questo video. McFurry, Oreo, McFurry, calcoli renali. Cereali, compa, in minchia cattai, se cioccolato, non lo so. Allora, Oreo classico, il più famoso, probabilmente il più gettonato. Devo andare una mischiata. Ghiacannuccia. Si sono un po' sciolti, raga, perché giustamente abbiamo perso tempo, quindi è un po' sciolto. Però l'Oreo è quello che si presenta più bello esteticamente. Guarda, è bella la texture. Cocco, questo era cocco che hizo. Buono, Leo. No, questo. Bounty. Ah, ecco. Bounty era. Cocco, allora. No, Bounty. Cocco. Cosa c'è dentro il Bounty? Buono. Il cocco. Cocco. Andiamo agli altri due. Smarties, che poverino, ha fatto una bruttissima fine proprio. Ma questo è caramello salato, per caso? Questo è Snickers, caramello salato, sì. Non ho preso manco uno Smarties. Io pure, perché io sono sbocco. Che buono. Di questo Snickers sai che è pure goloso. No, spacca un tocco. Ma il mio culo spaccherà il cesto tra poco. Anche Snickers spacca. Vediamo se riesco a prendere un bel po' di topping. Madonna, questo è tutto caramello e arachidi. Voglio fermarmi, non ci riesco. Buono. Questa è una mina. Io darei un voto complessivo proprio ai McFlurry, perché sono tutti buoni. 8. Gli do un 9. Forse credo che sia il mio dolce preferito del Mac. È vero, sono dozzinari magari, però raga, sono buoni. Il gelato del Mac è veramente buono. Se dovessi scegliere uno, il vincitore di questa sfida, quindi il miglior dolce del McDonald's, probabilmente se la giocherebbero la torta della nonna, perché è veramente sottovalutata. Il McFlurry è
il milkshake. A livello di originalità e per mangiare una cosa diversa, farei vincere la torta della nonna io. Tu che dici? Sì, sono d'accordo. Io ho dato 10 al McFlurry, che era top. Il pelo con Nutella buono, però è banale. Banale, effettivamente. Un po'. Quindi sì, io farei vincere sicuramente il McFlurry. Però al secondo posto metterei torta della nonna, questi, pane Nutella. Il McFlurry questo? Di chi piace vincere? Il milkshake. Milkshake, questo, poi pane, torta della nonna e qua è il pane con Nutella. Ma è come classifica? Perché siete figli poveri? Perché non si è capito un cazzo. Ragazzi, io direi che per questo video abbiamo mangiato abbastanza. Già Jumpy Deck è diventato in modalità 3D, bellissimo. Certo. Ma potresti fare la montagna del presepe? Il presepe c'è la montagna, solitamente. Certo, dove la caverna dove nasce Cristo. Che dire? Follettini e follettine. Se il video vi è piaciuto, lasciate like. A 30.000 like lo facciamo col Burger King. Ormai è studiato proprio soldato.